quarta edizione dell'evento Ruvo, Carafa e la Leggenda, organizzato dal Centro Studi Onlus Cultura et Memoria per il quarto anno di fila qui a Ruvo di Puglia, per regalare un pomeriggio in cui ci si tufferà indietro nella storia. Tutto questo è già cominciato nel pomeriggio di venerdì 17 giugno, quando presso Piazza Matteotti i ruvisti hanno potuto prendere dimestichezza con quello che è il programma estremamente completo di questa quarta edizione del corteo storico, un corteo che è diventato momento simbolo per la città di Ruvo di Puglia, che ha conquistato i cuori della città, che chiede a gran voce ovviamente di poter essere vissuto ancora più profondo respiro da tutta la città ruvese. Chissà che non sia così nei momenti a venire, negli anni successivi. È quasi tutto pronto. Qualche istante fa c'è stato il saluto da parte degli sbandieratori e dei musici di Grumo Appula. Il corteo di sbandieratori ha preso il via lungo le strade, le piazze del centro antico. Poi c'è stato il saluto qui presso Piazza Matteotti. E adesso si attende l'avvio del corteo, che, come avete avuto modo di constatare rispetto al passato, si snoda qui in Piazza Matteotti in un pomeriggio ricco di sorprese, dove quest'anno nel ruolo del conte ci sarà Dario Zifarelli. Avremo modo di parlare ovviamente della leggenda, di tutto quello che fa parte della storia, della realtà di questo corteo. Il ruolo del giullar cortese invece sarà interpretato da Gianluca Foresi. Io direi che sarebbe opportuno cominciare con i ringraziamenti e sottolineare i tanti patrocini di cui questa manifestazione vanta, può vantare: quello della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Provincia BAT, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, l'Ascom Confcommercio, il Comune di Napoli, il Comune di Cerreto Sannita, Città di Andria, Prologo di Andria, Grotte di Castellana, poi il Club per l'UNESCO di Biceglie, la Via Francigena 2016 e poi l'ANCI. Ieri grande apertura riservata ai giochi storici, ai giochi antichi, che si sono sviluppati qui in Piazza Castello, come giocavamo giochi e giocattoli dal 1750. Poi lo spettacolo con trappolieri, artisti di strada, i teatranti cantastorie, il dominio feudale dei Carafa a Ruvo con un quadro scenico a cura di Sensazioni del Sud. Credo che tutta la gente è già disposta al centro della piazza. Ho visto le prime famiglie, i primi figuranti già disporsi sulla piazza. Noi abbiamo scelto questa posizione in modo tale da consentirvi di guardare sia la fase iniziale che ovviamente l'uscita anche della confraternita della Chiesa del Redentore. La borghesia è già schierata qui in Piazza Castello. Il programma di oggi prevede alle 18.30 l'inizio della rievocazione della processione dell'ottavario del Corpus Domini, con passaggio dalle antiche porte cittadine, con la partecipazione del gruppo storico Arteca di Alberobello. Alle ore 20.30 è previsto poi lo spettacolo finale di sbandieratori, mentre poi ne parleremo nel corso di questa diretta. Presso la tenuta Torre del Monte ci sarà la cena settecentesca in costume a cena con la Ruvo nobile e magnifica. Ci sono ancora delle prove audio che vengono effettuate qui in piazza per regalare a questa città il meglio. C'è anche l'associazione IT schierata accanto al Palazzo Avitaia, tutto a tema, anche la possibilità per i tanti turisti che ho visto già dalle prime ore del pomeriggio gremire le strade della nostra città per assaporare i gusti e i sapori della città di Ruvo di Puglia, ovviamente adattati ai tempi in cui viene considerata la viene adattata questa rievocazione storica.
Centro Studi Cultura et Memoria, che ha fatto un grandissimo lavoro anche quest'anno. Noi abbiamo avuto modo di seguire anche le fasi della conferenza stampa di presentazione, nella quale ovviamente la presidente Vincenza Tedone ha avuto modo di richiamare l'attenzione non solo le autorità, le istituzioni, ma anche tutti coloro che fanno parte della città in maniera attiva, dalle scuole, dalle singole associazioni, affinché questa 3 giorni diventi davvero un appuntamento fisso per la città di Ruvo di Puglia, tra l'altro con tutti i sacrifici svolti. Vedo già una perfetta organizzazione, grazie anche all'aiuto e alla collaborazione anche dell'associazione dei bersaglieri, ho visto anche della pubblica assistenza Ruvo, bersaglieri che oggi sono in festa, visto che si celebra il 180° compleanno del corpo bersaglieri, fondato il 18 giugno 1836 dal generale Alessandro La Marmora. E stamattina abbiamo pubblicato anche un sentito ringraziamento del presidente regionale dei bersaglieri ruvese, Ferdinando Damiani. Tutto questo davvero in un pomeriggio che promette tanto spettacolo. Parliamo subito della leggenda. Secondo la leggenda, il duca di Andria, il conte di Ruvo, Ettore Carafa, di ritorno da una battuta di caccia dal suo parco, si imbatté col suo seguito nella processione del Corpus Domini. Con arroganza pretese di interrompere la funzione religiosa, incurante delle proteste dei fedeli, ma accadde un prodigio. Il suo cavallo si inginocchiò davanti al Santissimo Sacramento e rimase fermo fino a quando il conte, resosi conto della gravità della situazione, dichiarò che la solennità del Corpus Domini sarebbe stata festeggiata degnamente e con più sfarzo 8 giorni dopo, da cui il nome ottavario, e che lui stesso avrebbe retto l'ombrello durante le benedizioni. Come detto, a dare il volto al conte Carafa sarà quest'anno Dario Zifarelli, quindi perfetta linea rubastina. Dario Zifarelli, grande protagonista della nostra città, avrà l'onore di interpretare il conte Carafa. Sarà una manifestazione che concentrerà l'attenzione dell'intera città. Sì. Ci sarà ancora qualche minuto d'attesa. Poi, rispetto al vostro punto di osservazione, da destra il corteo si svilupperà. Vedremo le novità di quest'anno con i gioielli che hanno arricchito i reperti che fanno già parte della collezione dell'associazione Centro Studi Cultura et Memoria. Approfondimenti, studi, tantissime. Quindi, direttore artistico, puoi venire un attimo in regia? Tantissime nozioni, tantissima storia alla base di questa rievocazione, per poi dare l'opportunità di tramandare il giusto, di rievocare l'atmosfera del Settecento nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Pomeriggio, per fortuna, dal punto di vista climatico abbastanza afoso, soleggiato, per cui tutto sarà svolto Luigi alla perfezione, nelle condizioni ideali per lo svolgimento. Sento in lontananza gli sbandieratori, i musici di Grumo Apula. Quindi il segnale che qualcosa regia, si sta muovendo e sta per dare il là alla rievocazione. Tutto quanto proseguirà poi nella giornata di domenica 19 giugno, domani alle ore 10. Ancora qui in piazza Matteotti, alla scoperta dei giocattoli antichi. Luigi. Alle ore 19 ci sarà atmosfere settecentesche con musiche a cura del tenore Giovanni Mazzone. Alle ore 20 invece, presso piazza Matteotti, danze settecentesche a cura del Circolo Pugliese di Società di Danza. Alle ore 21:30 invece, presso piazza Matteotti, ci sarà l'estrazione
dei vincitori della sottoscrizione a premi. Io ne approfitterei per sottolineare quello che accadrà poi al termine della rievocazione storica, ovvero con la cena settecentesca in costume che si svolgerà presso Tenuta Torre del Monte a partire dalle 21.30 con musica e danze a cura del gruppo folk Wajig, con la partecipazione del Giullar Cortese, Gianluca Foresi, in collaborazione con il CIOFS FP di Ruvo di Puglia, la Federazione Italiana Cuochi Regione Puglia e poi l'Associazione Cuochi Barese, con un menù davvero molto interessante, che qui un lavoro perfetto a cura dei particolari, davvero molto importante, e che ha dato davvero un alto spessore a questa rievocazione storica. Da sottolineare anche la grande collaborazione con il CERS. Durante la conferenza stampa c'era stata la testimonianza di Raffaella Lorusso, referente per il Sud CERS, che ha sottolineato come occorre entrare in rete anche con questa rievocazione storica, che può dare ampio respiro al turismo, al rilancio della cultura qui a Ruvo di Puglia, con la speranza che in futuro davvero possa diventare un momento vissuto dall'intera città, non soltanto dalle attività commerciali, ma da tutte le componenti che fanno parte di questa realtà, in maniera tale che possano far rete e dare ampio sviluppo a questa manifestazione. A conclusione, tornando un attimino indietro con quello che avevamo detto con la cena d'epoca, è importante sottolineare che tutto quanto è stato curato dallo chef Michelangelo Sparapano, quindi una bella dose di Ruvo di Puglia in questa organizzazione. E lui è riuscito a rievocare gusti d'altri tempi, pietanze preparate con ingredienti comuni utilizzati ancora oggi sulle nostre tavole, nella migliore cucina tradizionale pugliese, accompagnate da vino rosso della cantina Crifo. Ruvo di Puglia reduce dai festeggiamenti del Corpus Domini e dell'Ottavario. Questa rievocazione quest'anno è stata posticipata. Uno, due, tre, è inserita in un contesto estremamente Ruvo, attinente, quasi, in modo tale da dare ampio respiro e uno, due, profondità, visibilità a questa manifestazione. Vedo il direttore artistico dell'evento, Gigi Garofalo, dell'associazione ASD Vivo Latino. Che sta uno, due, ancora effettuando delle prove foniche, e che tra un po' sicuramente scalderà la piazza. Vedo intanto giungere in piazza il gruppo degli sbandieratori e musici di Grumo Appula, dopo il giro effettuato per le strade della nostra città. Eccoli qui in piazza. Noi ovviamente lasceremo spazio a quello che accadrà in piazza con l'audio originale, in modo tale da consentirvi di vivere da protagonisti questo momento. È stata una lunga maratona per arrivare all'organizzazione di questo evento. Avete visto le strade della città, lo raccontiamo ovviamente per quanti ci stanno seguendo lontano
dalla città di Ruvo di Puglia. C'erano degli stendardi lungo le strade della nostra città che hanno di fatto anticipato quello che la città sta per vivere in questo momento. Accanto agli sbandieratori ci sono anche i cantastorie della manifestazione. E allora seguiamo subito l'esibizione degli sbandieratori di Grumo Appula qui in piazza Matteotti. Mix di tamburi e suoni di campane si mescolano. Adesso può cominciare lo spettacolo degli sbandieratori. Si è abbassata la musica, quindi abbiamo proprio l'opportunità di ascoltare il suono dei tamburi. Continua l'esibizione degli sbandieratori di Grumo Appula, io farei un salto indietro per rivivere quello che è successo nella prima serata di questa tre giorni di Ruvo Carafa e la leggenda, ovvero la serata dedicata ai giochi storici: mosca cieca, salto alla corda, cavalli di legno, tiri a segno, pesca di bastoni di legno, giochi antichi e pur moderni, perché passano i secoli, ma il mondo dei giochi dei piccoli si nutre dello stesso divertimento, della stessa sete e gioia di scoperte, della creazione di mondi immaginari. Proprio con questi giochi e giocattoli si è aperta la quarta edizione della manifestazione di cui vi stiamo dando testimonianza. Un lavoro di squadra che dura 365 giorni l'anno. E nella serata di ieri la presidente Vincenza Tedone ha detto: il giorno dopo l'evento ci mettiamo già all'opera per l'edizione successiva, in modo tale da ampliare, da dare quel contributo di novità per far sì che cresca sempre più questa manifestazione. La serata di ieri è stata condotta da Gigi Garofalo, direttore artistico del Corteo dei Giochi Storici, che tra l'altro ha diretto in abiti d'epoca i giochi tanto amati dai bambini.
i cittadini di Ruvo, i turisti giunti in Piazza Matteotti hanno poi potuto ammirare ad esempio le sculture lignee di Serena e Pietro Ursi, i Serena e Ursi Art Design, che hanno riprodotto con maestria gli stemmi delle famiglie nobili di Ruvo di Puglia e le antiche monete feucete. Piccoli grandi capolavori a cui si aggiunge la creazione della chiave che apre la porta di Ruvo di Puglia, la cui consegna da parte del cardinale Oliviero Carafa al conte Ettore Carafa è stato il fulcro della storia, il dominio feudale del Carafa a Ruvo di Puglia, raccontata dai cantastorie Maria Pia Binetti e Vincenzo Adessi. E qui è opportuno anche sottolineare il gran coinvolgimento con l'ITSET di Ruvo di Puglia, che ha creduto anche negli anni scorsi alla possibilità di essere protagonisti all'interno dell'organizzazione della rievocazione storica. Alle spalle dei cantastorie vi era un sontuoso quadro storico i cui protagonisti in sontuosi abiti d'epoca sono di Sensazioni del Sud di Conversano, che hanno partecipato alla serata d'apertura della manifestazione. Uno degli elementi fondamentali per la riuscita di questa manifestazione, non ci stancheremo mai di dirlo, è la rete, la connessione tra diverse realtà, l'apertura mentale e culturale. Poi la serata si è conclusa con lo stupefacente e arcano spettacolo dei Giocolieri del Fuoco, che hanno ipnotizzato gli spettatori con la loro abilità di giocare e danzare col fuoco. Proseguo intanto l'esibizione degli sbandieratori. Io ho intravisto per un attimo il giullar cortese Gianluca Foresi. Dobbiamo sottolineare l'importanza degli acconciatori, delle sarte, che sono state le grandi protagoniste nei giorni a venire, in questo pomeriggio, in concitate fasi nelle quali si è riusciti a ricreare perfettamente l'atmosfera settecentesca. Quest'anno una grande novità è sicuramente l'abito realizzato a ricordo di quello indossato dalla famiglia Bonelli. Era stato presentato in occasione della conferenza stampa presso Palazzo Jatta. E ovviamente Ruvo di Puglia avrà l'opportunità di ammirare una lavorazione artistico-artigianale in legno con scritte in foglia oro realizzata dall'azienda Serenè, come avevamo citato anche in precedenza, ha voluto omaggiare in maniera davvero molto caratteristica l'associazione per i tanti sforzi effettuati. Importante sottolineare un altro aspetto, e cioè quello della rievocazione storica, che viene poi diffusa in tutto il panorama nazionale. Ad esempio l'associazione Cultura et Memoria nel corso dell'anno ha partecipato al raduno di tutti i cortei storici proprio per dare conoscenza e massima estrema visibilità a questa manifestazione, tutto per un ritorno capillare sulla città. Serve il sostegno, servono ampi sforzi per far sì che tutto funzioni alla perfezione. Cantastorie sono pronti, vedo anche le prime famiglie disporsi per dare opportunità
al corteo di prendere forma e sostanza. Applausi gli spettatori giunti qui in piazza Matteotti a sottolineare la bravura degli sbandieratori del gruppo di Grumo Appula. Perfetto orario. Ancora i rumori dei tamburi a tracciare il ritmo in attesa dell'inizio della manifestazione. Applaudite! Applaudite, popolo mio tutto, perché questo spettacolo è stato lo gran frutto, fatto in modo raffinato e esperto, perché almeno il popolo saranne certo di aver divertimento e punto nocumento, qui dove tra poco la gioia impazza sul ruvo e la sua pubblica piazza. Applaudite, applaudite. In forme molto belle e similari, plaudite amici miei cari, io son qui e di quegli sbandierator, tamburini e chiarine sento lo profumo d'Appula e si vengono de Grumo. Son stato chiamato quivi oggi a presenziar codeste effigi e tutto lo popolo. E tu che ti dirigi in questo luogo assai meraviglioso, io vengo nel mezzo e francamente oso a prendere questa posizione centrale in questo luogo davvero principale dove si festeggia la grande e stupenda e nobile ed alta leggenda. Le trombe hanno squillato e han rullato anche i tamburi, bandiere e vessilli per porti, città e tratturi. Potete applaudire quando voi volete e le mie rime, così sempre discrete, saranno pronte ad assecondare il vostro applauso che io si lentamente adesso causo.
Grazie. E quivi adesso bandisco per picciol pezza, perché una pergamena, vedete qui m'attrezza, la mia improvvisazion colma e dotta. Lo faccio presto, pria che già annotta e che poscia, in un luogo sì perfetto, ci dirigeremo tutti quanti allo banchetto. E quindi lo intrattenitor cortese appena ora va a leggere dalla dottissima pergamena. Bravi, qui vi avete capito che il pubblico non doveva aver applaudito. È un pubblico che devo dire molto intelligente e già la mia emozione si sente. No, purtroppo sono stato un po' sbadato. Una madamigella lassù ha applaudato, evidentemente la campana ma un poco rintronato. Come ho potuto sentire anco io, d'iniziare ci ha dato lo permesso pur anco Dio. Sia vera storia o che sia leggenda, noi rivochiamo quivi la vicenda che narra di un ricco feudatario e della festa dell'ottavario. Non se cagnosce con precisione di questi fatti la datazione. Certo era ruvo una ricca contea su cui dominio carafa avea, nobil lignaggio napoletano, duca di Andria e prence di Stigliano, feudo con torri, mura e stradine, ruvo sorgeva sulle colline, intorno paludi, uliveto e vigna, con orti, pascoli e campagna, e molti boschi de quercia e saggina, dove cacciar la selvaggina. Quel giorno il conte a caccia andava e l'eco dei corni riecheggiava. Era una domenica mattina e dopo la messa cittadina nobili e villani, donne e uomini celebravano il Corpus Domini. E dopo aver conosciuto li grandi e nobili sbandierator de Apulo de Grumo, anch'io adesso che dal caldo schiumo vengo a presentar qui, come se fossi primo in canna, una triplice posizion de un pittor che s'appella Danna. Lo vedete veder, amici miei, che state qui punto sconfitti, quel quadro rappresentato a Firenze in lo Palazzo Pitti. Ecco, son l'uomo, la damigella e il fantolino, e ci starebbe davvero un plauso sì carino per questa composizion dotta e anche degna che or l'intrattenitor cortese un po' vi insegna. Guardiamo insieme, o mia popolazione, la loro affabile colorazione. Lo potete vedere, de grande dotta virtù, ognuno ha un color che dà sul blu. E poscia la madamigella un grembiule porta di colore bianco, e il fanciullo invece che gli stava accanto porta un giletto, forse anche un corpetto, guatate come docile lo mammoletto, e l'altro invece l'uomo è con lo berretto. Tutti quanti insomma sono appunto assai agghindati, perché così andava nel Settecento ben agghindati. E questo che io vi dico in modo principesco è da dove nasce il vostro corteggio settecentesco. Ed or, e la prima emozione io v'ho dato, vorrei che qui di un altro gruppo sia acclamato,
sta ormai nascosto in un luogo che sembra un sacello. E io allora acclamerei gli amici dei popolani dell'Albero Bello. Come voi potete veder, squillino le trombe. E a me che mi resta, se non parlar di costoro vestiti a festa? Ecco che s'avanza quel nobile corteggio. Guardate un po', mentre io matteggio a dare a voi spiegazione si somma e degna d'Albero Bello. Già scorge lo popolo l'insegna, e sarebbe davvero un gesto assai gradito se con la mano e con ogni vostro dito possiate apprezzare il godimento che vi dà il nobil portamento. Come potete veder, l'incedere loro è molto solenne e vanno, sì, lenti per non lasciarci le penne, ma faranno ora il periplo e tutto quanto il grande giro e al pubblico faranno trattenere lo respiro. Però di certo non possiamo sopportare d'attendere tutto quanto il periplo loro circolare, ma io vorrei che fosse loro farmacopea un applauso dalla grandissima platea. Ed or vedete che c'è Luigi che par che lontano si dirigi, perché è arrivato lo momento di presentarvi gli stemmi di altre due importanti compagini che or qui vi vergheranno le loro pagine. Lo blu che vedete accampato de stelle è un'associazione al mondo fra le più belle, è lo CERS, Consorzio Europeo della Rievocazione Storica. E io allora con grande rima, un po' iperbolica, vado vicino a questi due drappi, pria che l'un dell'altro già mi scappi, e ci farò un inchino assai sì grandioso. E poscia però io voglio salutare anche a somma storia il Centro Studi Onlus Cultura e Memoria. Ed or le famiglie avean sullo stemma uomini barbuti, i ricchi patrizi della famiglia Carputi. Ovviamente lor, come vedete amici acuti, son la famiglia appunto Caputi, e il plauso sarebbe davvero grande segno che la loro nobiltà ha portato un grande segno. E poscia, con grifo rampante su scudo d'argento, i blasonati griffi da Benevento. Forza e grandezza l'arma narrava del ceppo dei Quercia che avanzava. Qui io attendo che le chiarine abbiano squillato e poi ogni particolar v'avrò esplicato. La famiglia Quercia, lo dico forse senza fare mercimonio, era formata da Don Francesco Antonio e sua moglie che gli stava ai lati, moglie Ippolita Affaitati, già moglie del fu Don Giovanni Laconi, che adesso io presento con grandissime emozioni, nobile del regno di Sardegna
e ne vedrete appunto lì l'insegna. Ecco, mi è stato concesso ora un lusso e per questo che adesso io vi busso, perché la regina che sta lì a fianco viene da Gravina e visto che io parlo italiano e punto russo, è l'ospite nostra Raffaella Lorusso. Una fenice sull'insegna di nobiltà, dei fenicia era simbolo di immortalità. E dopo esser stati agghindati amici con la mea camicia e avendovi presentato la famiglia fenicia, vengo io dei Montaruli, lo stemma a voi, ecco! Dipinto di un passero con serpente nel becco. E mentre noi guardiamo coppie più mai novelle ma antiche, ecco che di nuove famiglie e sempre amiche se vanno ad aggiunger qui alla sacra rievocazione. E io infatti, con un po' d'agitazione, m'avvicino adesso a quella popolazione che veggo nell'imani portano i loro stemmi. Ma vicino appunto come gli intrattenitor con stratagemmi, perché vi presento De Matteis e famiglia Palombella. E qui davvero, davanti al sol che è una stella, ci vorrebbe che il pubblico da vicino e da distante per queste nuove famiglie facesse un applauso scrosciante. Lo sacerdote, perdonanza chi è Gio Madonna. E il sacerdote Don Luca Palombella assieme alla sorella Anna e Teresa, vedete, si sventolano a distesa. E dal sacerdote De Matteis e Don Nicola, che evidentemente è andato a grande scuola, i quai divedevano, e la mia rima è persuasa, i due la stessa casa. E ed ora altre famiglie, le stirpi di antico lignaggio, che s'avanzavan con certo vantaggio alle famiglie del patriziato ruvese, seguivan poi quelle del ceto borghese, ricchi avvocati, notai e dottori, commercianti e proprietari terrieri. Nulla avevano primi da invidiare se non l'antico titolo nobiliare. Ma or io vorrei qui, senza un troppo sgangeo, presentarvi la famiglia d'Ingeo. L'arma, mentre non suona per lor la tromba, è una testa rivoltata di colomba, tenente nella zampa destra, così appunto già mi si amministra un ramo, francamente d'ulivo, del quale io la vista ora mi privo, che sta appoggiato, aprite bene il lobo, su un grandissimo e nobile globo.
Un plauso per la famiglia D'Ingeo, ci starebbe bene ad applaudire anche a questa parte, un po' conviene. La famiglia fa parte del ceto dei magnifici e quindi io vengo con versi un po' munifici ad aver presentato questa famiglia che viaggia come un ebreo. E dopo avervi detto or della famiglia D'Ingeo, vengo adesso come colui che sta sopra dei pioli a dirvi bene, giustizia ed amore durevoli, narrava l'emblema dei girasoli. E dopo che ci ha dato ancora, in modo riverente, il permesso il nostro onnipotente, veniamo così a prima mano a presentare di pietà col simbolo cristiano lo stemma dei Cutugno col Pellicano. E mentre la chiarina ha valicato ormai così la nostra giornata sopraffina, è venuto il momento che la mia rima si faccia un poco più piccina, ma mai costea sarà sottratta a presentare una famiglia d'altra schiatta. E infatti commercianti erano gli Iatta, famiglia dall'archeologia attratta. Ed or che tutte le famiglie io v'ho presentato, lo momento giunto ed ene arrivato, che qui in modo sempre ed è più austero, io vada a presentarvi anche lo clero. L'ostensorio lo vescovo portava e sotto l'ombrello lo riparava. Dietro di lui gli altri prelati lodavano i Dio con inni cantati, poi in processione lenta seguitava tutta la gente che in latino pregava. Giusto plauso vedo fatto da quella platea, applaudono due messeri che son senza una dea. Or guatate questi altri nobili ed eccellenti figuranti, certo son meno numerosi, non son tanti,
ma essi si dirigono adesso in una direzione forse arcana. È per questo che io mi oltrepasso dalla pedana, sperando in questo nobile giorno di non dargli alcuno scorno. Guardateli, sì, come son tutti quanti colorati, a voi or si sono appalesati, e allora, se seguitiamo questi riti, anche questi personaggi andrebbero nuovamente un po' applauditi. Ebbene, allora, amici miei, cari pugliesi, ecco che ritorno da voi. Siete stati un po' sorpresi. La sospensione fucci di una nostra parola, ma va sicuro che sarà soltanto quella sola. È per codesto motivo che ora io faccio la spola, perché di fronte agli occhi di tutta la popolazione, che ha guatato ferma con somma ammirazione, di nuovo noi non vi facciamo stare in grande agitazione, perché siamo pronti a far sfilar l'eterna processione. Voi forse non lo potete neanche credere, ma come vedete, solenne è nell'incedere. Perché or loro faranno il periplo e anche il giro in lungo e in largo, e mentre io ancor di rime qui vi spargo, voi non andatevene certo in letargo, perché poscia ritorneremo qui al gran completo a raccontarvi ancora che parlerà questo tappeto, a raccontarvi in questa landa stupenda come accadde la vostra leggenda del prence de Carafa e di quello che lui vide allo cavallo, quando fermo se ne stava e faceva stallo, quando lui davanti a Madonna e uomini s'inchinò al miracolo del Corpus Domini. Or però i nostri straordinari costumanti dovranno andare a farsi vedere da tutti quanti, da quelli che non sono stati brava razza a fermarsi come voi su questa piazza, e quindi l'applauso, amici scaltri, va soltanto per voi altri. Lo vorrei dire anche senza fiato, l'applauso quelli che stanno da quel lato non lo fanno, sarà forse perché è un pubblico assolato. Grazie amici miei che state là, applaudite, mi piace la vostra spontaneità. Invece, qui la gente sta all'ombra e la loro intelligenza è stata meno sgombra, perché evidentemente hanno capito che a questa cima era meglio per prendere il posto venire prima. Ed or però, amici miei, si ferma un poco questa voce per lo grande rispetto che abbiamo del vescovo e della croce.
ma attenzione, attenzione, si fermi il ballo, sta arrivando un drappello a cavallo, chi sarà mai, forse costui che in questi giorni, punto bui, appare qui col suo destriero, allor lo guardo suo e ne altero e ferma i suoi due cavalieri, li guarda e forse gli rivolge dei pensieri, chissà costoro che son venuti senza affanno, or fratelli miei cosa faranno? S'aggirano i destrieri andando un po' così al picciol trotto e ora io col fiato rotto vorrei saper che cosa accadrà e per qual motivo sono venuti per di qua. Lo vescovo se face or a lui davanti. Guatate, amici miei o cari astanti, gli si pone proprio di fronte a quello che sarà un duca o forse un conte. Oh, che gesto ingrato! Che Dio ce ne liberi! Toglietevi dinanzi, serbatevi al castigo! Eppur vedremo forse tremar questo vostro coraggio invitto che oggi avete avuto d'oltraggiar la sacra processione! Non vi è timor, ove non vi è delitto. Reo son io, e la mia colpa di si fatto gesto è qui a farmi impallidir. Ma consultate la ragione, fermate l'indignazione e permettete che io possa rimediare. Sempre insolenti questi nobili potenti. Oddio, che la mente, l'anima e il cuore indaghi. Fa che sia la verità la norma del suo parlare. Udite, o voi tutti, e ognuno del suo dir ne sia testimone e custode. Io, Ettore Carafa, duca d'Andria, conte di Ruvo e marchese di Corato, nobile di Casato come d'animo, esacerbato da tal sconsiderato gesto, e veduto il mio cavallo divinamente inginocchiar, sopra il mio onore io giuro di donar tra 8 dì al vostro popolo una gran festa e una nuova solenne processione. Te Deum laudamus, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Allora questo è quello che è avvenuto e che a tutto il popolo è ne piaciuto. Il conte e lo vostro duca che stava quasi a cader con lo cavallo nella buca, invece stava quasi morto all'obitorio perché oltraggiò lo suo ostensorio e qui davanti a tutti fece la promessa che 8 dì di festa facenti messa avrebbe fatto per raggirar dunque la questione. E adesso lo vescovo, come a un suo fratello, gli tiene lo picciol pesante fardello per omaggiar e per l'errore fatto, avendolo narrato lì nell'antefatto, come potete vedere, o mio nobile drappello lo proteggerà dalla pioggia, dal sole, con l'ombrello. Ed or quindi, come lui fece promisa e si mise lì dietro con la sua divisa, andò anco lui in processione somma e raffinata. Ed è per questo che per finir codesta giornata seguiterà la nostra amabile brigata tutta quanta la vostra cittade, maraviglia piena e colma. Ed or seguitate pure voi, se volete, l'orma di questi amici nostri, sì tanto belli costumati, con velluti, camicie e broccati, andranno in giro, in ogni luogo sì perfetto, per festeggiare la processione in modo benedetto.
uno straordinario Giullar Cortese. Gianluca Foresi ha tenuto banco in una piazza Matteotti gremita di cittadini che hanno scandito con il battito delle mani la presentazione di tutte le famiglie ruvesi che fanno parte di questa rievocazione storica. Poi avete visto il momento clou della leggenda con adesso il conte Carafa interpretato da Dario Zifarelli che porta l'ombrello al vescovo. Ebbene, come potete vedere, la mia ancora persona non è sottratta. Gianluca Foresi. Perché cominciando dalla famiglia Iatta, che prima abbiamo descritto sì bene, ora noi ce ne andremo per altre scene. Ma se volete aspettarvi, magari vi conviene, perché più tardi, quando il sole effettuerà lo suo tramonto, noi seguiteremo qui il racconto e in mezzo alla piazza da intrattenitor rimonto. Ma se magari avrete voglia e anche desio seguitarci dove vado pure io, lo potete fare, amici miei, al vostro buon cuore, perché noi vi accetteremo con amore. Grazie. A poscia! Musica soave, musica celeste per la più bella delle feste! La famiglia Iatta, poi quella Caputi, Griffi, il corteo ha preso il via verso via Alcide De Gasperi e farà un breve giro delle strade cittadine prima di far ritorno qui in piazza Matteotti, come ha detto Gianluca Foresi. Poi ci sarà la conclusione finale. La famiglia Quercia, poi quella Montaruli, Dingeo, Fenicia, Palombella. Io volevo parlarvi di Gianluca Foresi, attore e regista orvietano, da più di 20 anni si è esibito all'interno delle maggiori rievocazioni storiche italiane, ispirandosi alla tradizione medievale dello Iuculator latino, ha reinventato il personaggio del giullare in chiave moderna, il Giullar Cortese. Con questo personaggio ha preso parte alle più importanti rievocazioni storiche italiane. Inoltre ha partecipato a 2 edizioni del Todi Arte Festival, la prestigiosa rassegna di teatro e arti sceniche diretta da Maurizio Costanzo. Come attore comico ha partecipato a molte trasmissioni su tutto il territorio nazionale, alla serie Riderai per la regia di Giancarlo Nicotra in onda su Rai 1. Inoltre ha preso parte alla trasmissione condotta da Luca Barbareschi, Barbareschi Shock, sulla 7. Il lavoro si basa sull'utilizzo delle principali tecniche propedeutiche teatrali, passando anche per un percorso emozionale e motivazionale attraverso l'applicazione di teorie basate sul mutamento della psicologia dinamica. Davvero straordinario, organizzazione perfetta fin qui. Vedete i cavalli anche che hanno accompagnato il conte Carafa in quella rievocazione. Adesso la gente si sta defilando per le vie della città, ha sottolineato la presenza anche di Raffaella Lorusso, responsabile del sud del CERS. Dare ancora di più lustro a questa meravigliosa serata ruvese. Ecco via via le varie famiglie che prendono parte al corteo. Volevo sottolineare ovviamente che la ricerca storica è stata condotta da Lidia Tecla Sivo per quel che concerne le antiche porte di Ruvo che sono state collocate nei vari punti della nostra città dove prima erano esistenti e visibili le antiche porte di Ruvo. L'esecuzione poi dei prototipi invece a cura di Grazia Dirella, Angela Rita Chiccoli, Domenico Tambone, Salvatore Montaruli e l'associazione Terzo Animo. Mariana Cantatore e Maria Tedone si sono occupati della cura dei costumi. C'è anche da ringraziare l'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'abbiamo fatto in apertura di cronaca, la Polizia Municipale, la Pubblica Assistenza Ruvo, Ali di Scorta, Noi per Voi, Associazione Polizia di Stato, sezione di Ruvo di Puglia. Poi tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa meravigliosa
serata. E ovviamente ricordiamo anche i principali sponsor: Villa Carafa, poi Falegnameria Iacovelli, Catalete Ignazio, Zella e l'impresa edile Ficco Paolo. La passione di Ruvo, Carafa e la leggenda sta nell'amore per le persone che fanno parte di questa grande famiglia. Il volontariato di semplici persone che spendono il proprio tempo per la nostra Ruvo e meritano ovviamente un ringraziamento e una citazione. Mariana Cantatore, Maria Tedone, Angela Rita Chincoli, Grazia Dirella, Domenico Tambone, Tommaso Adessi, Lidia Treclasivo, Salvatore Montaruli, Pino Fiore, Paolo Ficco, Francesco Lauccello, Teresa Fiore, Maria Consiglia, Sparapano.